cambiamo la finestra. Io devo accendere la luce perché altrimenti non si vede un cazzo. Il microfono lo allontano giusto un pochettino e ci siamo. Quindi buonasera a tutti, ben ritrovati e possiamo cominciare. Allora, i junction erano giusti, vero? Perché li avevo sistemati, li avevo sistemati. Io un attimino un controllino lo faccio al volo. Ecco, in realtà non ho incontri zero. Non ho incontri zero ed effettivamente per ora levo il bonus magia, perché tanto non mi serve il bonus magia, e possiamo inoltrarci nel lago salato. Nel lago salato in realtà non c'è tanto da dire, non c'è tanto da fare, c'è soltanto una cosa, che qua dovrebbe esserci una fonte energetica, però forse non si vede. Non era qua, era dall'altro lato. Il grande lago salato ovviamente è una distesa di terreno che a noi sinceramente non interessa esplorare, perché non c'è letteralmente niente. L'unica cosa che effettivamente si rivela essere interessante, ecco, vedi lì c'era la fonte energetica, ma non mi interessa nulla. L'unica cosa che effettivamente ci interessa di questa sezione di gioco è riuscire praticamente a scovare la città di Estar. Scovare la città di Estar, che, se vi faccio vedere appunto tramite la schermata precedente e anche le altre schermate che abbiamo visto la volta scorsa, vedete, è praticamente nascosta da questa sorta di glitch grafico che per l'appunto ci fa capire che c'è qualcosa che non va. Però al tempo stesso siamo noi che dobbiamo capire cosa c'è che non va. E per capire cosa c'è che non va dobbiamo semplicemente andare avanti con l'esplorazione del posto e poi andare verso sinistra. Andare verso sinistra ci consentirà di incontrare una creatura particolare, ovvero l'Abaddon. Un boss che è un po' come il presidente di Timber, se vi ricordate, il presidente di Galbadia, ovvero quella sorta di mostro. Praticamente è un boss non boss, cioè, nel senso, è un boss che non si comporta neanche da boss, perché essendo per l'appunto un non morto, come potete vedere, magie e oggetti di recupero, quindi sappiamo già come affrontare. Però la cosa che mi serve a me personalmente parlando è innanzitutto rubare. Ecco, vedete, Dea utilizza la magia e adesso io vorrei attaccare Dea, ecco qua, perché vorrei effettivamente farvi vedere . Allora andiamo di recupero. Io in realtà farei un altro colpettino ad Edea, glielo darei. Ecco qua. Rubiamo. Oh, lista dei poteri, perfetto. No. Ah no, ok. Idea. Possiedi Esna. Allora, io potrei fare anche il recupero su Zell. Ce la facciamo a vederla sta limit, Dea, per favore? Me la fai vedere oppure no? Volevo farla vedere in realtà la limite di Edea. Ovviamente lui non possiede più niente. Edea non collabora. Gli spell così completamente a caso. Niente, buttiamola un po' giù. Niente, Edea non mi fa la limit. Probabilmente perché non gli ho fatto junction, ma può essere. Mi ricordavo la faceva lo stesso la limit. Oh, eccola qua. E adesso qua, se vi ricordate, questo attacco noi l'abbiamo già visto.
Tanto fa anche bei danni, nonostante senza Junction, fa anche dei bei danni. E vi ho fatto vedere la limit. Ora però, in tutto ciò, come facciamo a battere un non morto? Così. Molto semplice. Ora mi spunta la limit. Ora me la fai spuntare la limit. Ora che l'ho fatta vedere. Ecco qua. Morto. Purtroppo questo è un boss che giustamente fa una fine tremenda, perché appunto il gioco stesso ti dice è un non morto, quindi cosa possiamo fare per eliminare un non morto? Ovviamente lo curiamo. Boss completamente sfigato, però non è un nostro problema. Ok, possiamo andare avanti. Perfetto, questo era quello che volevo farvi vedere oggi. Eccoci qua. E qui si scopre che c'è qualcosa che non va. Esatto, comodo Squall che combatte con Rinoa sulle spalle. Eh sì, ovviamente ha scelto una... Tra l'altro qui Rinoa che rimane aggrappata a Squall che sale le scale senza cadere è magia. È letteralmente magia. Un colpetto di idea lo darei. Beh, ma lo darei veramente comunque, a parte gli scherzi, cioè. Chi è che non darebbe un colpetto di idea? Cioè, guardate quanto è thick. Come fai a non dare un colpetto ad Edea? Ma che diavolo è? Cosa sta mai succedendo? Oh. Edea lì come un ceppo, anche Rino. Ma cos'è un ascensore? Non capisco cosa succede. Non capisco dove sono e dove sto andando. Ma non so se così potrò raggiungere Estar. Ma non mi importa. Non possiamo tirarci indietro. Okay. Okay. Non ci sono interazioni. Calpestiamo la faccia di Rino. Calpestiamo anche il petto di Rino. Si è fermato? Si è fermato? Si è fermato. Quindi qua non c'è nulla da prendere. Via, andiamo. Wall, che pensi di fare? Arrivati fin qua, non mi stupisce più niente. Che altro potrebbe mai succedere? No, niente, tutto a posto. No problem. Cosa potrebbe mai succedere? Ta-tan! La magnifica metropoli di Estar, che praticamente è grossa quanto tutto il globo terrestre. Ma che diavolo è? Che accidenti succede? Cosa starà succedendo? E chiedetevelo altre 20 volte. Cioè, Estar è praticamente una metropoli incredibile fuori da ogni schema. Dove la gente si sposta praticamente. È un po' come Wakanda. E se voi ci fate caso, praticamente Estar è come se fosse la Wakanda dell'MCU. Dell'universo Marvel, no? Tipo nascosta in mezzo alla foresta. E vabbè, qui è un lago salato, però. Nascosta in mezzo alla foresta con la super mega tecnologia incredibile. E gli altri invece all'interno del mondo che vivono come i poveri. Con una tecnologia simile già sapranno che siamo qua. È probabile che ci attacchino. Stiamo in allerta. Ecco qua. Non ora. Sì. Quindi qua facciamo così e poi vabbè, qui possiamo fare quello che vogliamo perché tanto... I cazzi. E siamo a posto. Sogno di Laguna! Ehi, voi due. Quello magro e quello grosso. Venite a lavorare nel Lunatic Pandora. Tu rimani ad aiutarci qui. Voi altri tornate al lavoro. Ok, qui lavoriamo noi, facciamo vedere quanto siamo bravi nel nostro lavoro. Non perdere tempo, lavora.
ho fame. Mettila di parlare. Non ti lamentare. Quando ero giovane io lavoravo dalla mattina alla sera senza riposare. Eccoci. Cazzato. Non lavorare, non parlare, lavora. E ora andiamo dall'altro lato. Stanno lavorando Ward e Kiros? Quante volte te lo devo dire che non devi parlare? Ah, finalmente si mangia. Tu continua a lavorare, così impari a parlare. Tu e la bestia, non mangerete fino a quando non avrete terminato il lavoro. Ehi, ehi, aspetta. Che significa terminare il lavoro? A me mancano ancora 2-3 ore per finire. E lui ne ha ancora per un paio di giorni. Vorrà dire che per 2 giorni niente cibo. Se volete mangiare, finite prima. Ehi, tu, vieni qui. Quello grosso è difficile da tenere sotto controllo. Non fate stupidaggini mentre non ci sono. La telecamera vi riprende. Silenzio. Tutto bene? Ma stai barcollando. Ti hanno dato da mangiare? Hai la febbre? Non hai paura a lavorare così in alto? Pecco, Pecco! Cos'è? Hai fame? Che buffo. Pecco, Pecco significa grazie. È l'unico che si preoccupa della salute di quello. I Mumba sono esseri che mangiano e dormono la metà di noi umani. Per loro è normale svolgere dei lavori così duri. È dura, eh? Dai, fatti forza. Se un giorno usciremo di qui, ti porto a casa mia e ti faccio mangiare e dormire quanto vuoi, ok? Pecco, Pecco. Vabbè, qui ovviamente... Adesso dialogo. E torniamo a parlare con il nostro amico. Esperimento, esperimento. Allora, questa profa? Qui... Fallito. Il dottor Odin ha ricominciato con gli esperimenti in laboratorio. Il dottor Odin si è dimenticato che siamo qua. Sono tutti uguali questi scienziati, pensano solo alla loro ricerca. Che c'è? Ti mancano gli attrezzi? Aspetta qui, te li vado a prendere io. Stavano qui. Ehi, tu, lì! Tu, vicino all'ascensore, chiama la sentinella del laboratorio, digli che è un'emergenza. Ricevuto. Emergenza. Ma cosa staranno combinando? Vai presto! Sì, vado subito. Ah, scusa, dimenticavo di darti gli attrezzi. Tieni, prendi. Ecco, grande genio Laguna. Wow! Scusa, sono davvero uno stupido, scusa davvero. Scusa, non vorrei interromperti, ma... No, come ho potuto? Non potrò mai perdonarmi per quello che ho fatto. Non ti spaventare, non è mica un fantasma. I Mumba sono abituati a fare lavori pericolosi. Sono forti ed è difficile che si facciano male. Me lo potevi dire prima. È un bravo ragazzo, cosa rara di questi tempi. Sei proprio quello che serve per il nostro piano. Piano? Adele, o Adele, dipende come la nominate, domina Estar, ma sono molti quelli che si oppongono alla sua politica. Un giorno riuniremo tutte le forze di opposizione e sconfiggeremo Adele. Ma è molto difficile, non è un essere umano, è una strega molto potente. Non possiamo improvvisare un piano a caso, dobbiamo aspettare il momento giusto. La fazione anti-Adele è composta da tecnici. Sarà facile grazie a loro elaborare un piano per eliminarla. Ma ci manca un leader, uno che guidi il nostro movimento. Cercavamo qualcuno come te, qualcuno forte e giusto. Oddio. Sono saltato in aria. Ciao Ruben, grazie per la sub, bentornato. Bentornato, bentornato. Non l'hai ancora avvertita? Cosa stai facendo? Cosa state complottando? Ora basta. E qui si gemma. A posto, morto, spento.
I GF hanno ottenuto un AP. Veramente. Meglio di niente. Ciao Demi. Non ti muovere. Accidenti. Va. Non c'è altro da fare. Presto, salite, scappiamo. Kyros, Ward, proprio al momento migliore. Questo io lo chiamerei il momento peggiore. Chiudete quella bocca e camminate. Dai, non ci possiamo lamentare. Come si dice? Due meglio di uno e quattro meglio di due, no? Dove le vedi quattro persone? Hai le allucinazioni? Dov'è la quarta persona? La vedo, la vedo. È la mia cara Ellie. Ah, come fai felice tuo zio. Ehi, è il momento giusto. Sai cosa fare, no? Eliminiamo i rompiscatoli e fuggiamo. I junction tutto a posto. Bene ragazzi, cominciamo. Ovviamente classica interazione per permetterti comunque di controllare i junction, quindi molto figo. Oh, è spawnato il palloncino lì. Ma come? Kyros non ha il junction? Dovevo averlo il junction con Kyros in realtà. Invece no, vabbè. Non gliel'ha messo il junction. Vabbè, sì che non mi interessa in realtà, però vabbè. Levita! Hoppala! Potrei prenderlo come un'offesa comunque che tu abbia fatto levita su Ward, perché è quello più in forma rispetto agli altri. Potrei prenderla come un body shaming. Potrei decisamente prenderlo come body shaming. Fuggiamo! Però, faccio finta di niente. Eccoci. Le sentinelle non ci sono, questo è il momento giusto. Dunque. Ecco là che parlano della cosa. E tra l'altro li possiamo spiare. Cosa stanno dicendo? Lei dice che possiamo usare il Lunatic Pandora come arma, ma prima deve trovare un sistema per farlo muovere, vero? Ma quando le è venuta questa idea geniale? A noi non ci avrebbe mai sfiorato la mente. Ho dimenticato. Eccoci. A proposito della base LunaSide, l'osservatorio lunare nello spazio. Il budget di ricerca è 1000 volte, no, 10.000 volte quello del progetto Luna. Non potremmo avere un po' di fondi per noi? Ho già detto 9! Vabbè, possiamo andare, abbiamo già capito come funziona l'antifa. Aspettavi me? Peco, Peco, scappa, stai attento a non farti prendere questa volta. Ma su Final Fantasy VIII l'evita praticamente non si utilizza mai, anche perché fondamentalmente l'evita è più un bonus che un malus delle volte. Cioè quando tu fai l'evita è più un bonus, perché col comando l'evita tu praticamente tutti gli attacchi da terra non li subisci. Tipo per esempio Quake, Terremoto, tutti questi attacchi diventano nulli se possiedi l'evita. Infatti in Final Fantasy IX il setup, diciamo, era levita, haste, rigene perenne e si andava a combattere. Anche se levita non è mai stata una magia chissà come importante. Però potrebbe essere comunque utile. Poi vabbè, qui su Final Fantasy VIII le magie sappiamo che non contano niente praticamente. Accidenti. Gli avevo promesso che se uscivamo da qui avremmo mangiato insieme. Ma forse è meglio che corra libero, fuori da qui. Tranquillo, anche lui è della fazione anti-Adele. Tutte le informazioni del laboratorio passano nelle mani degli assistenti di Odin. Nuovi membri della Resistenza? Piacere di conoscervi. Avete fatto un bel chiasso qui sotto. Comunque, avete scelto il momento giusto per lasciare il laboratorio. Perché? È successo qualcosa al dottore? Adele ha bloccato i fondi per la ricerca? No, e il dottor Odin ne ha combinato un'altra. Stavolta ha trovato un nuovo giocattolo. Il suo nuovo interesse ora è una bambina di nome Elion. Elion? La conoscete? E la conosciamo? Siamo venuti fin qua per cercare lei. Dov'è? Elion, dov'è ora? Il dottor Odin deve per forza sapere dove si trova ora. Odin? Io torno su. Ah,
A voi ho già dato parecchio fastidio, vi conviene andarvene. Ehi, aspetta, vi diamo una mano. Se state cercando Elion, vi servirà qualcuno che vi aiuti. Non ce la farete mai in tre da soli contro Esther e la strega. Fateci collaborare, non siamo forti, ma vi daremo tutte le informazioni necessarie. È vero, le informazioni. Non sappiamo nulla su Esther. Non voglio più essere catturato nel bel mezzo della città come l'altra volta. Ward la pensa come me, vero? Ovviamente Ward non parla. Ok, ho capito. Accettiamo il vostro aiuto. In cambio però, permetteteci di collaborare alla fazione anti-Ezechiele. Ah, Dele. Possibile che non capisci mai quando si parla? Non vedi che anche Ward si sta vergognando per te? Ho capito, lo so cosa pensate. Ma è così importante sbagliare un nome? Io ci metto passione, e questa è la cosa più importante. Bravo, ben detto. Sei un po' strano, ma sembri in gamba. Come dicevo prima, vorrei che ti unissi a noi. Affare fatto. Trovate Elion, ci penserò io a sistemarvi Adele. Aspettatemi qui, vado a parlare con il dottor Odin e torno. L'ho fatto di nuovo, perché ho il vizio di rispondere così alla leggera? Comunque, finora qualcosa si è mosso, speriamo che tutto continui così. Ok, però qui, cosa fondamentale, salviamo. Ci sta, ovviamente, bel salvataggio. No. In un altro slot, ovviamente. E torniamo indietro. Ciao, ultima. Qui, tra l'altro, cosa importantissima. Ma dove è andato? Ecco qua. Armi mese numero 1. Che, effettivamente parlando, può anche mettere un po' di confusione in testa. Perché, appunto, come discutevamo l'altro giorno, cioè, vabbè, l'altro giorno, settimana scorsa, le riviste delle armi mese, praticamente, non sono numerate secondo l'ordine di uscita. Le armi mese praticamente sono ordinate secondo il mese in cui sono uscite. Quindi praticamente abbiamo il mese di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Poi tecnicamente settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio. Ma qual è il problema? Che queste armi mese numero 1 in realtà sono praticamente situate nel passato. Quindi uno potrebbe dire, come mai le armi mese numero 1... sono ovviamente collocate nel passato? In realtà, da quello che effettivamente è nel codice di gioco, è un duplice errore, perché tecnicamente in realtà questa qua doveva essere l'armi mese numero 10. Quindi capite che praticamente doveva essere una versione più aggiornata delle armi. Invece, essendo praticamente stata numerata in modo errato, spunta praticamente armi mese numero 1. Infatti, se noi andiamo a leggere le armi mese numero 1, praticamente abbiamo tutte, o per meglio dire, le armi, quasi tutte le armi più forti del gioco. Infatti abbiamo la Lionheart, il modello più potente di Gunblade, arma costruita da spada e fucile, è Lionheart. È uno strumento ad alta precisione, per questo permutabile sono con oggetti preziosi. Questo mese presentiamo Shooting Star, un'arma da tiro strepitosa dalla forma di ali d'angelo. Contrariamente all'aspetto celestiale, si tratta di una condanna infernale per il nemico. Tra i fucili più potenti menzioniamo Exeter, è un'arma molto semplice, ma in realtà estremamente costosa perché forgiata con materiali rari, con metalli rari. Il potente Nunchaku Strange Vision ha la fama di garantire a chi lo usa di mettere a segno ogni colpo. Tuttavia è noto per essere un'arma difficilmente reperibile. Quindi, come potete notare, abbiamo quattro armi che, fondamentalmente parlando, sono rarissime. Però, armi mese numero 1 è una contrapposizione con l'armi mese numero 3 che presentava il modello di Gunblade più scarso. Quindi, tecnicamente, questa doveva essere armi mese numero 10. Che però, a sua volta, sarebbe stato un paradosso perché noi il giornale lo troviamo praticamente nel passato. Quindi questa è proprio una cosa completamente strana del gioco, dove non c'è mai nessuno che ha dato una spiegazione precisa. E quindi c'è chi dice, no, ma è armi mese 1 perché sono le armi più forti. No, è armi mese 10 perché appunto andiamo in ordine crescente, però essendo nel passato, come fai ad andare in ordine crescente? Cioè, è come se fosse un cane che si morde la coda. Dottor Odin, dov'è Elion? Siete tornati indietro? O siete coraggiosi o pazzi? Io direi più la seconda.
è probabile che sia più la seconda. Eccoci qua. Vai. Chiudiamo in modalità a posto. Giochiamo in modalità automatica. Ciao Liam. Perfetto. Molto easy. Cosa dire? Non conosco Nezuna e Lione. Elion, Elion. A volte la chiamo Elion, a volte Lion. No, detto bugia. Elion? Sì, conosco. Ecco, e scappa. Ti ho chiesto dov'è Elion. Però mi sa che mi conviene chiamarle Lione. Per evitare problemi la chiamerò Elione. Che suona malissimo, però è Lione. Dov'è Lione? È quello che corre, tipo... Ah, oh, guarda come corre. Dimmi dov'è, dottore. È nell'Odilab. E Lione, zi, trova lì. Vuol dire laboratorio di Odine. Di Odin, Odine, Odin. Per arrivarci vai di qua, di là e poi giri di là, capito? Non ho capito niente. Tiros, tu hai capito, vero? Vi raggiungo più tardi. Buona fortuna. Attenzione, mi raccomando. È qui il posto, giusto? Questo posto è molto strano. Il tipo di prima? Penso che ci starà cercando. È saltato giù dalla macchina a metà strada. Andavo troppo veloce, forse. Speriamo che stia bene. Ragazzi, abbiamo visite. Cioè, è impossibile non andare a ritmo quando c'è The Man with Machine Gun. È proprio letteralmente impossibile. Cioè, proprio è una hit. È una hit clamorosa. Ovviamente abbiamo 100 pozioni, quindi vengono buttate. Qui abbiamo una fonte assimilabile di double, che però abbiamo già full. Ma cosa? Quante cose strane. Ecco, mi provo a sedere. Ecco, spiegata già la tecnologia di Estar. Eccolo lì, c'è il tipo che stava in un certo senso cercando. E ovviamente Suka. Eccoci qua. Altre botte. Bravo Laguna. Coda di Fenice. Ovviamente ne abbiamo 100 e quindi puff. Fai attenzione, ok? Smanettiamo ancora. Ecco qua, aperto.
Tipo il suono degli alieni. Ecco qua. Lì c'è il nostro amichetto. Vada lei, presto! E Lione! Zio Laguna! Sono venuto a salvarti! E intanto Rain, poverina, nel frattempo. Scusa del ritardo. Intanto Rain qua, poverina. È tornato anche Squall. Ma chi sta arrivando? Eccoci qua. La strega idea? Sono io. Sono qui per vedere il dottor Odin. Prima vorremmo sapere qualcosa da lei. Va bene. Voglio vedere Elion. Dov'è Elion? Io la chiamo un colpo in un modo, un colpo in un altro. Elion? Squall, stai calmo. Lascia fare a me. Salite. Che tecnologia meravigliosa. La macchina che drifta praticamente. Tra un po' arriveremo alla residenza presidenziale. Wow, ma quanto grande è! Chissà se c'è anche il dottor Odin. Eccoci qua. Questa è la ragione per cui sono qui. Vorrei che grazie alla vostra tecnica il dottore mi liberasse dal controllo della strega Artemisia. È cosa facile! Lui identico. Dottor Odin è fenomenale. Guarda, cioè tipo è... parla in tedesco, però se ve lo guardate è praticamente giapponese. Cioè è un asiatico. E praticamente ha i lineamenti asiatici, però lui parla giapponese, tipo. Cioè, scusatemi, ha i lineamenti giapponesi, però parla in tedesco. Totalmente fuori di testa, cioè, incredibile. È allucinante sta roba. Incredibile. Però sì, Estar era incredibile come... Specialmente Estar era incredibile a colpo d'occhio in base a quello che avevamo visto fino a poco prima. Cioè, praticamente noi all'interno del gioco abbiamo visto delle città normali, le macchine, la gente che combatteva con spade, fucili. Mentre invece qui a Estar è come se veramente fossimo nel Wakanda, come ho detto poco fa. Cioè, è praticamente la scoperta del Wakanda. Basta isolare energia di streca. Il dottor Odin può fare sicuramente. Mi fido di lei, dottore. Tu vuoi incontrare Elion? Dove si trova? Io e Rinoa dobbiamo assolutamente vederla. Non potete rifiutare, sono disposto a tutto per incontrarla. Vuoi applicarmi con forza? Non mi interessa niente, fammi incontrare Elion. Fai come ti ha detto. Ti do il permesso. Eseguo subito. Ma c'è una condizione. Efi, lasciarmi esaminare questa ragazza. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per organizzarci e farti incontrare Elion. Fino a quel momento la lascerai con noi. Questa è la nostra condizione. Accetta l'offerta, Squall. Ti consiglio di non farle niente di male. Ecco, ragazzi, qui adesso c'è una delle robe più brutte che dobbiamo fare. Perché dobbiamo giocare a carte. E praticamente non ho salvato. Non mi ricordo di poter salvare, quindi... Conosci regole che in questa zona non usiamo? Giochiamo mescolando le regole di centra e queste? Madonna, che regole di merda.
coppia plus muro coppia. Ok, intanto ci prendiamo Ward. Ora rigiocami selfie, per favore. Tra l'altro ho lasciato, mi sa, Telegram aperto. Ok. Oh. Sì. Scappiamo. Via. Via. Esci subito. Porteremo la ragazza là. Tranquillizzati. Ci vediamo a Luna Gate. Ok, quindi noi adesso siamo praticamente liberi. E quindi cosa dobbiamo fare? Da qui, come potete vedere, possiamo muoverci, però il nostro obiettivo al momento non è andare qui, è andare da questo lato. Mi sento tanto meglio. Adesso mi sento meglio, adesso possiamo continuare a parlare. E qui, come potete notare, siamo praticamente bloccati, quindi era giusto per fare una piccola esplorazione dell'area. Per il momento non abbiamo granché da poter fare, però ci sono un paio di cosucce che in realtà si possono fare. Ovvero, innanzitutto usciamo. Sì? Perché dobbiamo fare un giretto prima. Dobbiamo fare un giretto. Scena tutta bellissima. Ok. A questo punto dobbiamo andare completamente fuori. Esatto, da questo lato. Ci sono un paio di cose che dobbiamo fare. Qui, vabbè, queste siamo già pieni di magia. Ok, usciamo dalla residenza presidenziale e dopodiché dobbiamo andare a piedi esattamente di qua, verso sinistra. Andiamo da questo lato. Cioè, guardate quanto è grande, tra l'altro, la strada. Cioè, è una cosa incredibile, letteralmente incredibile. Poi, successivamente andiamo verso la strada in basso e andiamo a parlare con questa persona, nello specifico. Ah, siete voi. Ora mi hanno dato il cambio e sono in pausa. Ok. Il presidente è sempre fuori. Ok, quindi una volta che abbiamo parlato con lui, cambiamo schermata. Perché non mi ricordo, se non mi ricordo male, dovevo cambiare schermata, ma per sì e no lo faccio. Torniamo indietro. No, ancora lui è lì che parla, va bene. E adesso ritorniamo alla residenza presidenziale. Scuolo, tra l'altro, seduto, mezzo depresso, come sempre. Vedete, qui c'è un metodo veloce per potersi muovere all'interno di Estar, però è meglio andare a piedi le prime volte anche per prendere familiarità col posto. Prendere familiarità col posto sarà molto importante, soprattutto per la fase successiva che vedremo ovviamente tra poco. A questo punto rientriamo nella residenza presidenziale. Dopo aver parlato con l'assistente. Questa è una cosa un po' particolare perché diciamo sono meccanismi che si sbloccano in questo modo meccanico e delle volte, purtroppo, soprattutto in prime run o comunque in blind run, sono cose che solitamente non si fanno o che comunque non ci si fa tanto caso. Perché giustamente uno magari non ci pensa, è anche preso dal fatto di essere in una zona nuova e quindi poterla esplorare. E ci sono tanti motivi. Eccolo qua. Parliamo. Perché adesso spunta la segretaria del presidente. Ma quando il presidente ha raccolto tutti questi libri, ha ordinato libri da ogni parte del mondo. Ma a quale scopo? Ecco, una volta che finiamo di parlare... L'occulto numero 4. Questo è il modo per raccogliere per l'appunto l'occulto numero 4, che tecnicamente è l'ultima rivista dell'occulto. Quindi, ecco, se non lo sapevate, adesso sapete che per prendere l'occulto 4 bisogna fare questo. Quindi, occulto numero 4, che cosa ci dice? L'occulto 4, speciale numero informazioni, la vera identità dell'oggetto volante. Dopo estenuanti ricerche sull'identità del misterioso oggetto volante, sono due le tesi che reputiamo attendibili.
un mostro alato, un extraterrestre, foto a destra. Cioè, un mostro alato o un extraterrestre? Purtroppo nessuna delle due tesi è certa, il fatto rimane avvolto nel mistero. E come potete vedere ci sono tra l'altro due immagini che sono molto particolari. Perché l'immagine a destra rappresenta un alieno e tra l'altro l'immagine a destra sarà una side quest che faremo prossimamente. Mentre invece l'immagine che vedete a sinistra è un qualcosa con cui avremo a che fare ora. Che è praticamente tra pochissimo. Però ovviamente per chi lo sa bene, chi non lo sa lo saprà. A questo punto possiamo uscire di nuovo. Possiamo uscire nuovamente dalla residenza presidenziale perché quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ovvero recuperare l'occulto 4. Ora c'è un'altra cosa che dobbiamo fare che ci servirà per dopo. Ovviamente queste sono piccolezze, cioè sono diciamo delle piccole interazioni che ci ricompensano con degli oggetti. In questo caso l'occulto 4, che è comunque un oggetto super raro, incredibilmente raro. Ovviamente siamo anche saliti di livello Seed, come potete vedere, perché appunto abbiamo fatto un qualcosa di extra rispetto a quello che dovevamo fare. Abbiamo fatto un'interazione, diciamo, nascosta, segreta, per così dire. A questo punto dobbiamo andare a sinistra, di nuovo. Poi girare a destra, in questo caso. Continuare sulla strada mentre la macchina ovviamente ci investe. Continuiamo ancora con la strada a destra e parliamo con questo soldato. Ah, che bella giornata. Riparliamoci di nuovo per confermare che il dialogo è praticamente quello. E poi, dopodiché, continuiamo praticamente ad andare di qua a destra. Proseguiamo ovviamente tutta la strada. A questo punto prendiamo le scale, ovviamente qui è energica, ma ecco, non possiamo più ottenere energica. A questo punto scendiamo da questo lato. Andiamo verso destra. E ta-tan! Ci ritroviamo nella zona commerciale. La zona commerciale di Estar è molto importante. Perché? Ovviamente abbiamo dei negozi che sono aperti tutte le volte. Saranno aperti sempre al 100%. Mentre uno di questi negozi sarà un negozio che verrà aperto randomicamente. Quindi dovremmo avere anche fortuna che la prima volta che arriviamo qui dovrebbe essere sempre aperto, in realtà. Però vediamo. Ecco qua. Oh no. C'è il menu che è tutto buggato qui. A causa delle mod, probabilmente. Oh Gesù. Ririn, tutto per il vostro cucciolo. Poi, da Cloud, oggetti vari. Il negozio di Johnny, oggetti vari. Da Don Juan, Junction Shop. Il negozio di Karen, libri vari. E poi il negozio di Cheryl. Il negozio di Cheryl sarà sempre chiuso. Ok? Quindi questo già sappiatelo, non sarà mai aperto. Tutti gli altri invece li potreste trovare aperti. Soprattutto il negozio di Karen è aperto. Ok, ottimo. Nel negozio di Karen, vedete, potete recuperare tutte quante le riviste se nel caso non le aveste prese. Quindi questo è un negozio che, come vi dicevo prima, delle volte è aperto e delle volte è chiuso. Però la prima volta che voi interagite col negozio sarà sempre aperto, 100%. Quindi la cosa importante è non... Cioè, se voi entrate nella schermata dei negozi e uscite, farete partire l'RNG. Mentre invece se entrate nella schermata dei negozi ed entrate nel negozio, lo troverete aperto al 100% la prima volta. Mentre invece dalla seconda volta potrebbe anche essere chiuso. Quindi dovete fare attenzione.
E questo negozio è molto importante perché nell'eventualità voi abbiate perso qualche pezzo per strada, lo potete recuperare qua. Infatti abbiamo le armi mese 1, armi mese 3, armi mese 4, armi mese 5, 6, 7, 8. E però, come potete notare, noi abbiamo già tutto. Quindi non abbiamo praticamente necessità di dover recuperare niente. Proprio non abbiamo nessuna necessità di prendere nulla, fortunatamente. Poi abbiamo la guerra 001 che noi abbiamo preso, la guerra 002, la 3, la 4 e la 5 invece non le abbiamo prese. Ma non è che non le abbiamo prese perché ci sono sfuggite, semplicemente perché la guerra 04 e la guerra 05 in realtà si prenderebbero leggermente più avanti. Mentre noi invece, grazie al fattore di aver aperto il negozio, le possiamo prendere subito. E quindi completiamo anche la guerra 04 e la guerra 05. Inoltre ci sono anche le riviste del cane. E la rivista del cane numero 2 non c'era, quindi la possiamo prendere. E inoltre possiamo anche recuperare tutti i libri dell'occulto. O per meglio dire, l'occulto 1 e 2 in questo caso, perché il 3 e il 4 sono praticamente quelli che si raccolgono, non dico in endgame, ma sono quelli che si raccolgono più in là nel gioco. Mentre invece quelli che si raccolgono subito, ovvero l'occulto 1 e 2, possiamo recuperarli adesso. Quindi vi consentono comunque di recuperare qualche oggetto qualora appunto non l'abbiate potuto prendere. Poi, Rin Rin, tutto per il vostro cucciolo. Anche questo negozio comunque abbastanza interessante perché vende praticamente i volumi per insegnare i Junction ai vostri GF, quindi molto importante tra l'altro. E inoltre altre riviste rarissime, il cane 5 e il cane 6. Così abbiamo praticamente completato le riviste del cane. Anello di Titano lo prendo perché non ce l'ho, la corona di Yupu la prendo perché non ce l'ho, anche se comunque non sono oggetti che io utilizzerò. Li sto prendendo solo per averne almeno una quantità all'interno dell'inventario e quindi, quindi sbloccare la cosa di avere questi oggetti. Andiamo avanti. Da Cloud, che ci vende oggetti vari, che sono ovviamente oggetti che noi abbiamo già... cioè sono praticamente il classico negozio oggetti normale, quindi senza infamia e senza gloria, classico negozio oggetti. Il negozio di Johnny, eccolo qua, è chiuso, maledizione a Johnny. Ho ottenuto gran pozione, che ci dà ovviamente dei regali. Ecco, lo shop è chiuso, ripassate domani. Qua invece abbiamo il fabbro, dove appunto possiamo craftare delle armi qualora abbiamo la possibilità di farlo. Però credo che io in realtà di oggetti... Ecco, la Strange Vision tra l'altro è l'arma finale di Selfie, mi serve però l'artiglio malefico, ma vabbè sti cazzi. Vediamo se riusciamo ad aprire Johnny Fanculo. Va bene, però gli shop che dovevamo prendere li abbiamo presi. Cheryl sarà sempre chiusa. E non mi ricordo male, Johnny in realtà poteva aprire, o sbaglio? Me lo sto avendo un ricordo un po' vago. Allora, vediamo, proviamo a riuscire a rientrare. Vediamo, forse effettivamente prima col fatto che ho messo... Col fatto che ho messo praticamente che sono uscito... No, troppo è chiuso. E vabbè, vaffanculo. Va bene, non mi interessa. Tanto i negozi che dovevo prendere li ho presi. Non me ne frega nulla. Ok. A questo punto usciamo dalla zona commerciale e usciamo direttamente dalla città. Perché ci sono delle zone che adesso invece dobbiamo andare ad esplorare. Però è proprio una bella città. Ok. E qui, vedete, c'è la possibilità addirittura di poter noleggiare una macchina, perché lì c'è praticamente il
il segnale rent a car. E invece noi scendiamo e andiamo a piedi. Sì, c'è il carburante per l'auto, perché ti finisce quando cammini in macchina e quindi viene poi rifornito se ce l'hai nell'inventario. Sì, il carburante, uno degli oggetti che all'inizio del gioco costava un botto, perché costava addirittura 3000 gil, e che ora tipo potremmo comprare centrali petrolifere completamente indipendenti. Inoltre voglio farvi notare quanto cazzo è grande Estar. Cioè, è una roba che sembra quasi... Cioè, uno potrebbe dire, vabbè, Estar è una città, una metropoli, quello che è. Cioè, guardate quanto cazzo è grande in realtà. Allora, Zell però non ha Junction, vero? Infatti. Ah, ma anche Squall invece senza... senza... Ah no, Squall ce li ha. Sì, per ora, ovviamente, avendo Edea nel party, non faccio Junction ad Edea. Ovviamente. E quindi qua io direi che facciamo... vitamina, recupero e risveglio. E poi qua invece ci mettiamo HP, magia, ruba no, auto hast e incontri zero per ora, che è quello che mi interessa di più. E poi facciamo auto con magia. Però qui questo lo togliamo. Questo lo togliamo. E questo lo togliamo. E mettiamo qui. Poi blind, medusa, novox. Mi servirebbe effettivamente chaos. Novox, chaos ce l'ho? Sì, 44. Va bene, va bene. Sì, vabbè, poi junction quando li dovrò sistemare bene li sistemo. Per ora fanculo, me li tengo così perché non mi interessa. Salviamo. Visto che ho fatto tutto il casino che ho fatto per le carte, salviamo assolutamente. E adesso noi dobbiamo andare praticamente in due posti in particolare. Quindi intanto usciamo. Intanto cerchiamo di uscire. Ecco, a qui. Perfetto. E iniziamo a muoverci a piedi. Però iniziamo a muoverci a piedi da questa parte. Ora, nella mappa, se non sbaglio, esatto, dovrebbero apparirmi tutti i luoghi. Vedete? Praticamente abbiamo Estar, che questa è la stazione aerea. Poi abbiamo il centro di ricerche Pandora, il palazzo della strega, il Luna Gate e il Tears Point. Ovviamente perché sono apparse nella mappa tutte queste zone? Perché avendo parlato con le, diciamo, con la gente di Estar e avendo preso appuntamento a Luna Gate, perché noi dobbiamo andare per trama, dobbiamo andare a Luna Gate, abbiamo la possibilità di vedere appunto dove poter andare. Quindi in realtà io effettivamente forse mi conveniva, vabbè, uguale, possiamo andare anche da qua, sti cazzi, tanto posso circumnavigare tutta la città, tanto ho incontri zero. Quindi non c'è nessun problema e possiamo camminare in modo safe, senza nessun tipo di problema. E nel frattempo posso farvi vedere quanto cazzo è grande Estar. Cioè, guardate in quanto si distende Estar. È una roba incredibile. È letteralmente una roba incredibile. Allora, qui c'è la nostra prima destinazione, che in realtà per il momento non ci interessa, perché... Non è questo che dobbiamo cercare. Cioè, noi qui adesso ci troviamo al centro di ricerche Pandora. E a noi del centro di ricerche Pandora per il momento non ce ne frega un cazzo. Noi dobbiamo andare qui, a Tears Point, ovvero il punto della lacrima. Nel frattempo qui potete vedere anche appunto il Luna Gate. Questo è il Luna Gate. Poi successivamente abbiamo il palazzo della strega, che si trova lì, eccolo là, quello è il palazzo della strega. E invece noi dobbiamo andare a sud. Dobbiamo andare a sud perché dobbiamo raggiungere quella struttura, che è per l'appunto il Tears Point.
quindi il punto della lacrima, praticamente. Ed ha un nome particolare perché effettivamente la lacrima ha un significato particolare. Quindi, entriamo. Andiamo fino in fondo, ovviamente. Siamo stati derancati. Perché? Perché non sono andato dove dovevo andare. Cioè, sto perdendo tempo. Per il gioco sto perdendo tempo. Quindi sono stato derancato. Purtroppo i Seed devono essere precisi nel loro ruolo e io in questo caso non sono preciso. Reflex. E come potete notare lì c'è un oggettino sulla destra. Anello di Salem. Che cos'è l'anello di Salem? Andiamo a vedere. Anello di Salem. Uso non identificato. Se io premo, impossibile richiamare il GF. Quindi questo anello ci consente di richiamare un GF. La domanda è: come facciamo a richiamare questo GF? La risposta noi in realtà già ce l'abbiamo. Solo che, come vi ho spiegato tempo addietro, è una risposta molto criptica, nel senso non è mai stata spiegata in modo, come dire, in modo preciso e in modo anche oculato, per essere appunto più nel dettaglio. Perché se noi andiamo a leggere i vari occulto, tecnicamente noi grazie ai vari occulto abbiamo la possibilità di capire quello che ci viene richiesto. Ovvero, il primo numero dell'occulto che cosa ci diceva? Ci diceva che praticamente Odelbeck, che è il tizio che vedete in foto, residente a Timber, lavorava ai campi, ma un botto violento lo fece voltare. Un mostro appena ucciso giaceva retrostante. Beck non ha visto il colpevole, ma dice che è successo mentre faceva il recinto dei campi con tubi di ferro. Quindi già qua abbiamo un indizio. Che sono i tubi di ferro, perché i tubi di ferro sono degli oggetti che noi effettivamente abbiamo all'interno del gioco, e io anzi dovrei avercene in realtà. Spero di averli, perché questo potrebbe essere un casino in realtà. Ce li ho i tubi di ferro? Sì, ce li ho, ok. Ne ho 8 addirittura. Vabbè, li avrò presi tramite i transcard, perché comunque tubo di ferro si può prendere tramite transcard, quindi sicuramente avrò transcardato con le regole della scorsa volta che c'era mani a caso, e quindi sicuramente avrò fatto i tubi di ferro, e va bene così, va bene così. Successivamente abbiamo l'occulto 2. La foto a sinistra è stata scattata da Star Sud. Guardate l'oggetto volante al centro. Che cosa sarà? Un'arma segreta dell'esercito estariano? È un'ipotesi, ma la gente del posto parla di una vecchia storia legata alla genesi di Molboro. Il Molboro è una creatura che si trova all'interno del gioco. È famosissima, una delle creature più famose praticamente del brand di Final Fantasy. E quindi qui abbiamo un altro indizio, che è per l'appunto una vecchia storia legata alla genesi di Molboro. E poi qui in realtà genesi di Molboro è stato tradotto male, perché dovrebbe essere alla genesi dei Molboro, perché appunto i Molboro sono una razza di mostri. L'occulto numero 3. Speciale numero sulla magia. Conosci la misteriosa leggenda dell'invocazione? A sinistra una foto top secret della redazione che illustra l'anello dell'invocazione, anello che ha il potere di invocare un GF. Sembra che un tempo il gioiello appartenesse a una misteriosa famiglia reale. Secondo una leggenda, per invocare il GF era necessario l'oggetto 666. E sia questo misterioso anello? Il misterioso anello è esattamente l'anello che abbiamo appena raccolto, ovvero l'anello di Salem. Però l'oggetto 666 in realtà è una traduzione sbagliata, perché noi non dobbiamo trovare l'oggetto 666, noi dobbiamo avere 6 unità degli oggetti che sono stati menzionati nei vecchi numeri dell'occulto. Quindi capite qual è l'indizio che noi dovremmo praticamente cercare per invocare il GF? E uno dice, ok, e l'altro indizio è questo, che praticamente in realtà è l'indizio meno
meno utile fondamentalmente, perché l'occulto numero 4 non ci dà un vero indizio, perché ci dice la vera identità dell'oggetto volante dopo estenuanti ricerche sull'identità del misterioso oggetto volante. Sono due le tesi che reputiamo attendibili, un mostro alato, un extraterrestre. Purtroppo nessuna delle due tesi è certa, il fatto rimane avvolto nel mistero. Quindi un oggetto l'abbiamo capito tramite l'occulto 1, che sono i tubi di ferro. L'altro oggetto l'abbiamo capito tramite l'occulto 2, che sono è un qualcosa legato per l'appunto ai Molboro, o comunque Molboro, chiamateli come volete. Io l'ho sempre chiamati Molboro, ma c'è chi li chiama Molboro. Però io l'ho sempre chiamati Molboro, quindi li continuerò a chiamare Molboro. E quindi, diciamo, rileggendo le frasi, ricollegando un po' il tutto, iniziamo a capire che abbiamo bisogno praticamente di 6 tubi di ferro, di 6 antenne Molboro, e poi l'ultimo oggetto in realtà è probabilmente l'oggetto più difficile da comprendere, che è un oggetto che in realtà si può craftare soltanto con le abilità dei nostri GF. Infatti io, avendo praticamente sbloccato tutte le varie abilità dei nostri GF, tramite il Med Level Up possiamo creare, come potete vedere, gli oggetti più. L'oggetto più che in questo caso ci serve è la panacea. Ci servono ben 6 panacee più. E uno dice, ma perché ti servono 6 panacee più? Perché il GF che andiamo ad evocare è praticamente un GF che infligge status alterati. E quindi di conseguenza noi stiamo creando degli oggetti per contrastare questi status alterati. Ovviamente ragazzi, qui senza né una guida o comunque senza quel fattore di esplorazione non si indovinerebbe mai. Io nella mia prima run questa GF non l'ho mai preso, non sapevo neanche esistesse. Cioè, alla fine del gioco ho visto che c'erano degli slot vuoti nelle summon o comunque nei GF, ma non avrei mai e poi mai immaginato di dover craftare proprio questo oggetto. E dobbiamo ovviamente craftarne 6. Quindi, ora tecnicamente io non dovrei avere le antenne di Molboro, se non sbaglio, perché non li ho mai combattuti, quindi praticamente non dovrei avere... Non mi ricordo se le potevo craftare tramite la carta di Molboro, ma penso di no, perché le antenne Molboro sono un drop che noi prendiamo tramite appunto la sconfitta del mostro, quindi il gioco in questo caso ci viene incontro. Cioè è veramente impossibile prenderlo nella prima run, perché non hai proprio le informazioni chiare. E non so se questa effettivamente è colpa della traduzione italiana, perché non mi ricordo effettivamente se in inglese le informazioni erano più dettagliate. Su questo non me lo ricordo. Ve lo dico tra non me lo ricordo. Però nella lingua italiana le informazioni per evocare questo GF sono praticamente impossibili da decifrare. Si possono indovinare i tubi di ferro, si possono indovinare anche le antenne di Molboro, ma l'ultimo oggetto è praticamente impossibile. È completamente impossibile. A questo punto però il gioco ci viene incontro. Perché ci viene incontro? Perché la storia legata ai Molboro ci permette praticamente di togliere incontri zero. Non mettete ruba, ovviamente, perché i Molboro droppano le loro antenne solo se vengono uccisi. Non è un oggetto che si può rubare, quindi fate attenzione, fate veramente attenzione. E metto vigilanza. Crepa. Oh. Ti prego, dammi ste antenne. Cristo. Oh, no, me ne ha date 2. La troia. Mi ha dato il drop più basso. Ma porco Giuda. Eccoci qua. Entriamo. Vi stavamo aspettando, prego, accomodatevi.
tutti fieri. Oh, ehi, fermo. Guardate chi c'è. Iangelo. Non ti preoccupare, ci penso io a Rino. Ti seguiamo. Il nostro Iangelo. Siete voi che partite, vero? Sì. Bene, venite qui allora. È molto distante, ma ci vorrà pochissimo. Il tempo di una dormita. Dove andiamo? Adesso vi spiego. Per prima cosa entrate nella capsula da questo tubo. Passerete in una fase di sonno freddo. Finita questa fase, le capsule verranno caricate nel sistema di lancio e verranno mandate in orbita. Vorrà pochissimo. Di là lo staff vi sta già aspettando. Certamente, una percentuale di rischio c'è. Cosa decidete di fare? Mi fido di lei. Bene, devi decidere chi verrà con te. L'altra ragazza è già nella capsula e verrà con te. Devi scegliere un'altra persona. Nel frattempo cercate di contenere i miei poteri. È pericoloso lasciare la madre da sola. Ci penso io, la difenderò io. Lascio fare a lui. Ho capito. Zell, allora pensaci tu. Yuhu! Stai tranquillo, la difenderò io. Vai ora, non preoccuparti. La madre è una strega, non te lo dimenticare. Vediamo, chi altro viene con me? Beh, in questo caso mi riporto il mio bel pistolero. Sì. Bene, entrate lì dentro. Vieni, pistolero. Ecco qua, entriamo anche noi. Pronti. Capsule tutte caricate, condizioni interne regolari. Catapulte di lancio regolari, sistema adiacente regolare. Correzione margine lancio più 2, correzione orbita meno 1, correzione completata. Notte, notte Ruben, notte. Rimettiti presto. Buona guarigione. Lancio. Ricevuto. 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 Tutti che premono tasti a caso. Così. Speriamo che vada tutto bene. Andrà bene, sono sicura. Vedrai, tutto ok. Ne sono convinta. Andiamo? Ehi, dove scappi? Aspetta un momento. Oi, oi. Ok, con Zell ho comunque incontri zero ancora, giusto? Sì. Wow! Usciamo fuori. Ecco qua. E ora qui incominciamo a costruire. Che diavolo è? È enorme. Ma è sopra Star City. Il dottor Odin è in pericolo. Zell, intanto andiamo a Star City. Star City. Se incontriamo il dottor Odin, forse potremmo capirci qualcosa. Uno venga con me e uno aspetti qui. Quindi, Edea obbligatoriamente con me. Ovviamente mi porto qui stesso. Selfie può stare qua. Può fetere. Ok, andiamo. E ragazzi, per la prima volta all'interno del gioco, vediamo il modellino di Zell. Nella world map. Guarda che figo. Guarda che bellino che prende a pugni. Fa tipo. Allora, in teoria io
No, in realtà qua non dovrei combattere, se non mi ricordo male, non ci sono combattimenti. Però io un cambio junction in realtà lo farei. Giusto per non saper leggere e scrivere. Tanto, nell'eventualità, nel caso c'è Zelle che picchia tutti come se non ci fosse un domani. Allora, ritorniamo a Estar City e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Quindi, entriamo da qua. Poi andiamo di qua. Facciamo tutta la bella stradina a piedi. Effettivamente avrei potuto noleggiare la macchina. Tra l'altro notate che tutte quante le strade portano a Roma, come si suol dire, no? Cioè tutte le strade praticamente convergono per farmi arrivare qui. Praticamente al centro della città. Quindi ritorniamo da questo lato. E andiamo alla residenza presidenziale. Ah no, non devo andare alla residenza presidenziale. Devo andare al centro di là di ricerca magica, se non mi ricordo male. Vabbè, posso andare lo stesso. No, qui non scendo. Sì, perché qui adesso dovrei essere... infatti mi ha fatto uscire dall'altro lato. No, dobbiamo andare, se non mi ricordo male, di qua. Dobbiamo andare lì alla zona di ricerca magica. Però vabbè, ci possiamo andare di qua. Quindi ritorniamo a sinistra. Poi da qua scendiamo giù. Tra l'altro la musica è cambiata, musica seria. E qui a sinistra. Era questa, se non mi ricordo male, vero? Vorrei. Dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere questa. No. No, non era questa allora. Mi ricordavo fosse questa, scherzavo. Bello, bello, bello. Questa è l'air station, effettivamente, c'è scritto. Va bene, e allora facciamo così. Andiamo direttamente da questo lato. Tanto è uguale. Ecco qua. Eccoci qua. Quake, che vabbè, ormai non mi interessa più. Siete qui per il dottore? Sì, il dottor Odino è di buon umore. Era da tempo che non si sentiva così. Vediamo perché. Qui c'è Double, che è la stessa fonte che abbiamo trovato con Laguna. E qui invece saliamo. Donna Zella mi fa impressione con quelle gambe magrissime, quei pantaloni enormi. Com'è possibile che Lunatic Pandora si muova? Chi la manovra? Galbadia, signore, sono loro che la manovrano. Dobbiamo suonare l'allarme. Non attaccheranno, questo non è loro obiettivo. Ma ne è sicuro? Però Tears Point. Ah, ci siete anche voi. No, essere eccitante? Ma cosa c'è di eccitante? Galbadia, forse? È da parecchio tempo che non fedevo la Lunatic Pandora. La Lunatic Eccetera sarebbe quel coso là? Quella specie di oggetto enorme?
Ma cosa sta succedendo? Ah, volete sentire storie di dottore? Sono molto felice. Io ho studiato Pandora da quando fu recuperata. E anche ho riparata. E fatto molte ricerche. Non mi interessa niente. Cosa volete sapere allora? Voglio sapere cosa dobbiamo fare. Adesso ti dico. Ma i nemici stanno arrivando, non c'è più tempo. Noi dobbiamo fare qualcosa. Dica che cosa dobbiamo fare. E parli chiaramente. Desiderate che parli facile? Purtroppo la situazione è crafe. Puoi fare qualcosa? Allora guarda qua prima. Donna, doppiare Odin è terribile. Questa è la mappa di Estar. La posizione attuale della Lunatic Pandora è questa. Ipotesi di crociera della Lunatic Pandora. Attraverserà tutta la città. Zoom della mappa. Ecco qua. Questa praticamente sarebbe la città di Estar, però. La città ha due skyway. Una esterna e una interna. Più altre due strade che si proiettano all'interno della residenza presidenziale. La Lunatic Pandora dirigerà ad est delle vicinanze del laboratorio al centro commerciale. Impiegherà 20 minuti ad attraversare tutta la città. Questa è una parte molto importante e tra l'altro è una parte che bisogna fare un po' attenzione. Dalla città sarà possibile raggiungere la Lunatic Pandora da tre punti di contatto. Quindi è importante capire dove si trovano questi punti di contatto. Il primo punto è al centro della città. L'astronave arriverà lì tra i 5 e 8 minuti dall'entrata in città, ovvero tra le 15 e le 12 del vostro timer. Il secondo punto di contatto non è stato identificato, ma riteniamo che sia l'incrocio delle due skyway. Vedete, noi praticamente vediamo le immagini. In base alle immagini che vediamo, dovremmo tecnicamente capire dove sarà il Lunatic Pandora. Arriverà lì tra i 10 e i 15 minuti dall'entrata in città, ovvero tra le 10 e le 5 del vostro timer. Il terzo punto di contatto è a nord del centro commerciale. Arriverà lì 17 minuti dopo che sarà entrata in città, ovvero tra le 3 e 0 del vostro timer. Questi sono gli unici tre punti di contatto. Capisci, Tezzo? Vieni questo, puoi guardarlo con quadrato. Il problema... Ora basta, noi andiamo. Ma devo dirti che... Niente, devi dirci che niente. Via, andiamo. Noi non vogliamo ascoltare, siamo testardi e andiamo dritti come dei treni. Ovviamente noi arriveremo al primo punto di contatto e entreremo subito al primo punto di contatto. E se non ricordo male, entrare al primo punto di contatto dovrebbe farmi aumentare anche il grado SID. Sì, è tutto di guadagnato. Sembra stia arrivando. Perfetto, cominciamo. Quindi, usciamo dal centro ricerca. Quindi, da qui andiamo lì, a sinistra. Qui ovviamente continuiamo, perché la strada ovviamente è unica. Qui andiamo verso sopra. Ovviamente avere in mente la mappa della città aiuta tanto in questa fase, però è anche vero che non è detto che tutti abbiamo dei ricordi della mappa. Qui andiamo a destra. Ovviamente continuiamo sulla strada. Continuiamo ancora. Parliamo di nuovo con la guardia. La conoscenza tecnologica non basta, ci vuole anche la forza. Riparliamoci. Ecco. Sì, sì, tienilo te, io l'ho già letto. La guerra 004. Ecco perché vi ho detto che l'avremmo preso più tardi. Invece noi l'abbiamo presa prima. Ok. E adesso qua. Ok, e adesso qui possiamo aspettare. No, oppete. Eccoci qua. Vedete subito. Ehi, forte! Odin ha detto di salirci su. Oh.
Mi ricordavo che c'era forse questo, c'era praticamente solo questo incontro di quelli obbligatori. E tra l'altro, se notate, il timer continua a scorrere. Quindi si rischia di perdere praticamente l'interazione se non si fa in tempo a battere anche i nemici. Anche se forse non si perdeva l'interazione dopo la battaglia, eh? Su questo effettivamente. Perché tu già l'animazione l'hai vista dell'oro che hanno trovato. Ecco, ok, andiamo. Perfetto. Trovato Meteor, che però ovviamente nessuno mi serve da prendere, però fonte energetica Meteor. Poi. Qui invece abbiamo, cos'era? Energica, cos'era? Energica. Noi dobbiamo andare a destra. Anche se per trama dobbiamo andare a sinistra. Ma in realtà dobbiamo andare a destra. Perché qui adesso riceveremo delle ricompense in base a quello che abbiamo fatto nel secondo sogno di Laguna. Se vi ricordate bene. Quindi scendiamo le scale. Riscendiamo anche queste scale. Bravo, bravo. Eh sì, sono un po' un burlone. Vabbè, ma lo sapete che sono un burlone. Sono un bullone. Chaos, che qui poteva essere interessante, ma va bene. Qui intanto prendiamo un Lovelove G. Poi, sinistra. Se notate, queste sono tutte le interazioni che abbiamo fatto col sogno di Laguna. Infatti questa roccia è finita esattamente qua. C'è finita perché con Laguna abbiamo premuto l'interruttore nella maniera corretta e abbiamo fatto cadere il masso per bloccare questa parte, che ci permette di passare. E altra cosa importante, come potete notare, queste sono le tre trappole che Laguna aveva aperto nel suo sogno. Se noi non avessimo aperto le porte, qui le avremmo trovate chiuse. Invece noi le abbiamo aperte tutte. E quindi adesso possiamo entrare e prendere generatore, Novox e piuma di Fenice. Poi andiamo di qua per prendere la guerra 005. Vedete? Che vi avevo detto, la guerra 004 e la guerra 005 le prenderemo leggermente più avanti. Ecco, le abbiamo prese praticamente ora, mentre invece le avevamo acquistate già al negozio. Qui invece ponte assimilabile ultima e abbiamo finito. Possiamo tornare indietro. Questa era l'unica cosa che ci interessava del Lunatic Pandora. Praticamente adesso noi possiamo tranquillamente andare avanti con la trama perché le uniche cose interessanti della Pandora erano queste. Basta. Non abbiamo più niente da raccogliere. Oddio, non mi ricordo se posso andare anche di qua. Effettivamente poi dovrei essere tutto. Dovrei comunque girare. No, qui era chiuso. Ok. Mi ricordavo che si potesse girare tondo, invece a quanto pare no, perché appunto ci sono gli ascensori e tu giustamente devi utilizzare gli ascensori. Infatti il 2 praticamente non serve a niente perché non c'è un cazzo, non mi ricordo neanche se si apriva addirittura il 2. Però gli ascensori importanti sono l'1 e il 3. L'1 per trama, il 3 invece per raccogliere. Ma forse da qua si può andare, vero? No, no, niente. Allora sì, dobbiamo andare nell'ascensore 1. Non mi ricordo perché, ma credevo che si potesse fare il giro tondo tramite corridoi. Invece no.
Boh, sta cosa in testa. E ora possiamo andare qua. Esatto. Allora, andiamo di qua. Saliamo. Sancta. Sei Sancta, peccato. Pensavo ne prendesse di più. Qua dentro non c'era qualcosa. No, forse era più sopra. Sì, era nell'altro corridoio. Perché dentro la caverna c'era qualcos'altro da raccogliere. Sì, era di qua. No, aspetta. No, è giusto, era lì allora. C'era un oggetto da prendere, se non mi ricordo male, qua. Che non mi fa entrare? Ah, ecco. Ecco, il volume velocità. E infatti. Ok, ora possiamo andare. Sta dicendo, ma che ho detto? Perché non mi fa entrare? Mi ricordavo che c'era qualcosa. Ok. E ora possiamo salire dritti e per il momento praticamente terminare la nostra esplorazione. Cosa significa questo? Non c'è tempo per pensarci. Andiamo! Oh! Il mio corpo non si muove. Ed ecco qua, terminata la nostra esperienza all'interno del Lunatic Pandora. Accidenti, così li lasciamo scappare. E come notate, arrivano a Tears Point. Quindi sono riusciti ad arrivare a Tears Point. La domanda è, perché sono andati proprio a Tears Point? Non lo sappiamo. Mi dispiace. Non lo sappiamo. Eccoci qua. Proprio sopra. Non ci resta da fare altro che tornare indietro. La luna piange. Torniamo indietro. La luna piange. Tears Point. Quindi capite che... Parararara-pa-pa-pa-pam. Ecco qua, vedete, queste sono le capsule invece che stanno andando. Capsule in avvicinamento, effettuiamo il recupero? Non si può fare altrimenti. Infatti, speriamo che non ci crei problemi. Mettiamo la sicurezza in stato d'allerta? Non serve. No, meglio non correre rischi. Iniziate il recupero, sicurezza in stato d'allerta. Possibile che quando dico una cosa io nessuno mi ascolta? Va bene, vado a vedere come sta Adele. Pensateci voi qua. Ricevuto? Ricevuto. Vedete, praticamente sono dei cuscinetti che stanno rallentando le capsule. Che figata queste immagini così. E ti fanno vedere tipo come funziona la base spaziale, come se per loro tipo fosse una cosa normale, cioè, capito? Cioè, ah, vado a fare il recupero. Cioè, come se fosse tipo un classico lavoro di routine, mentre invece per noi, cioè, nello spazio, tipo vedere una roba simile, cioè completamente fuori di testa. E per loro invece, no, vabbè, vado a fare il recupero, non ti preoccupare, sta a posto. Là c'è un ceppo in T-pose. Con la musica allegra di sottofondo. Congelamento rapido. Sarà prurito, ma portate pazienza.
Ok, fatto. Chiusura unità circolare esterna. Qua mi posso muovere nello spazio. Chiusura completata. Generazione gravità artificiale. Ecco qua. Ho una lettera di richiesta da parte dell'ambasciatore di Estar. Oh, che ragazza giovane! Avrà 17-18 anni. È morta? Non toccatela! Ho capito. Portala subito in infermeria. Parleremo lì. Seguitemi. Ecco qua. E ragazzi, so che magari potrebbe sembrarvi brutto, ma per oggi finiamo qua.